Brinker, sono un ricercatore vulcanologo di origine tedesca, però da quasi 25 anni vivo e lavoro in Sicilia. Sono un vulcanologo e quindi mi occupo di vulcani. E di vulcani vi voglio parlare perché i vulcani spesso sono conosciuti come qualcosa che è molto scuro. La lava è scura, le nubi di cenere sono scure, c'è poca luce. Invece vi faccio vedere che anche i vulcani possono proprio creare tanta luce, possono illuminare il cielo, soprattutto di notte. Se ci guardiamo all'attività vulcanica, parlo in questo caso dell'Etna, che è un vulcano molto attivo. Quanta luce crea un vulcano? Quanta luce può essere creata da un'eruzione vulcanica? Se ce le guardiamo di giorno, spesso gli effetti luminosi sono molto limitati, soprattutto quando l'eruzione produce tanta cenere, si vede soprattutto un pennacchio scuro, nero, grigio, marrone. E qua e là ogni tanto c'è anche la possibilità di vedere un po' di frammenti incandescenti lanciati nell'aria. Però tutto questo certamente a nessuno verrebbe l'idea di parlare di luce. Se invece poi ci guardiamo una grossa eruzione dell'Etna di notte, vediamo che questa può veramente illuminare il cielo. Ci sono effettivamente delle antiche testimonianze del periodo quando ancora non si disponeva della luce elettrica, che si parlava di eruzioni che hanno generato così tanta luce, tanta luminosità, grazie alla brillantezza della lava incandescente, che si poteva leggere senza alcun aiuto, senza candela, senza luce artificiale. Quindi i vulcani possono effettivamente produrre tanta tanta luce ed è una cosa spettacolare da vedere, perché veramente poi se ci sono anche un po' di nuvole, vengono pure illuminate le nuvole e quindi l'effetto luminoso si fa ancora molto molto più forte. In alcune eruzioni vulcaniche si vedono persino dei fulmini, dei lampi, quindi delle scariche elettriche enormi che a volte possono diventare veramente spettacolari, una cosa che per esempio si è vista all'inizio di quest'anno 2020 durante l'eruzione del vulcano Taal nelle Filippine. E così ora ci guardiamo alcune scene delle eruzioni dell'Etna in questi ultimi anni, dove vediamo veramente che i vulcani possono produrre con le loro eruzioni tantissima luce.